Ti stai avvicinando al mondo del video editing e non hai capito la differenza tra una reflex e una mirrorless. Oggi ti spiego la differenza. Ciao, io sono Luca e in questo video ti spiegherò la differenza tra una reflex e una mirrorless. Sfatiamo subito il mito della reflex, perché là fuori c'è ancora chi pensa che reflex sia una marca di macchine fotografiche. Reflex in realtà è la dicitura attraverso la quale si va a definire un certo tipo di fotocamera. È un po' come nelle automobili, c'è la berlina, la station wagon, il SUV. La reflex è un modello di macchina fotografica. La differenza che molti hanno sempre identificato in una reflex è il classico tipo di macchina fotografica seria, professionale, differente completamente in tutto e per tutto da quelle macchine fotografiche compatte, quelle che potevamo trovare e che troviamo ancora negli store, dove non è possibile cambiare l'obiettivo, ma è già tutto integrato, anche il flash. Ma veniamo alle nostre mirrorless, quelle più conosciute ormai come una via di mezzo tra le compatte e le reflex. Esteticamente una mirrorless ha l'aspetto di una grossa macchina fotografica compatta, alla quale però è possibile intercambiare l'ottica, ossia l'obiettivo. L'obiettivo intercambiabile è infatti la prima grossa differenza tra una compatta e una mirrorless. Ecco perché potrai trovare mirrorless con obiettivi molto stretti, ma molto grandi, che possono ricordare di più una reflex. Dal punto di vista tecnico invece, le mirrorless si differenziano dalla reflex proprio perché non hanno lo specchio all'interno. Cosa intendo per specchio? Devi sapere che una reflex è tale proprio perché ha all'interno uno specchio. La luce e quindi l'inquadratura che entrano nel tuo obiettivo, per arrivare al tuo occhio attraverso il mirino ottico, passano prima da uno specchio. Le mirrorless, lo dice il nome stesso, mirrorless, ossia assenza di specchio, si differenziano proprio in questo da una reflex, perché non hanno lo specchio tra l'obiettivo e il sensore. Ma come funziona esattamente lo specchio all'interno di una reflex? Mentre prepari un'inquadratura, lo specchio serve proprio a riflettere l'immagine che dal tuo obiettivo arriva al tuo mirino. Al momento dello scatto, lo specchio si solleva e rimane aperto fino a quando l'esposizione non sarà conclusa. Le fotocamere mirrorless non hanno al loro interno questo specchio e quindi possono avere un corpo macchina più piccolo, più compatto, proprio perché non devono contenere tutto il sistema. Non avendo lo specchio, però, una mirrorless non ti dà la possibilità, attraverso il mirino, di vedere in tempo reale la realtà che vede l'obiettivo, proprio perché la luce entra, viene riflessa dallo specchio e va verso il mirino, ossia verso il tuo occhio. Una mirrorless pertanto avrà un mirino digitale che riflette in tutto e per tutto quella che è la realtà, ma è sempre comunque digitalizzato. Quello che tu vedi nel mirino di una mirrorless non è altro che un display della realtà. Quello che vedi nel mirino di una reflex è esattamente la realtà attraverso uno specchio. Viene naturale pensare che un'altra grossa differenza tra una reflex e una mirrorless sarà quindi il peso. I corpi macchina delle mirrorless sono infatti più piccoli, più leggeri. Le reflex infatti sono più pesanti. Un'ulteriore differenza è sicuramente data dall'autofocus. Le reflex sono generalmente dotate di un autofocus migliore, proprio per rilevare in condizioni di scarsa luminosità i soggetti e metterli appunto a fuoco. Dall'altra parte però le mirrorless hanno un autofocus migliore sul lato video. La differenza passa anche tra gli obiettivi. Le reflex danno una possibilità di scelta molto più ampia quando si parla di una lente. E la domanda che ti starei facendo e che ci siamo fatti tutti una volta nella vita in questo settore è: ma dunque è meglio una reflex o una mirrorless? Si dice che la macchina fotografica migliore sia quella che puoi avere in ogni situazione. E pertanto, pensando anche alla portabilità, bisogna prendere sicuramente in considerazione il peso e le dimensioni. Per quanto riguarda l'attività di videomaking che più mi appartiene, ho scelto personalmente una mirrorless perché è più compatta, perché ho la possibilità comunque di cambiare quei 3-4 obiettivi che uso nel quotidiano e perché sicuramente le mirrorless nel campo video sono, secondo me, nettamente superiori. Non è quindi possibile affermare con certezza assoluta quale sia migliore. Sicuramente
specialmente nel campo della fotografia e del videomaking, ci sono cose da tenere in considerazione. La mirrorless è sicuramente più adatta al mondo del videomaker, proprio perché si può usare a mano libera, con un obiettivo grande, un obiettivo più piccolo, ma quando per alcune riprese si necessita dell'utilizzo di uno stabilizzatore, allora è lì che il peso fa la differenza. Devi pensare anche che quando fai un lavoro sia fotografico che di videomaking hai bisogno di obiettivi diversi, a volte più grandi, a volte più piccoli, e già un peso di un corpo macchina eccessivo potrebbe diventare difficile da gestire. Un altro mito da sfatare è che una mirrorless non costa meno di una reflex. Riassumendo quindi, la differenza primaria sostanziale tra una mirrorless e una reflex è appunto l'assenza o la presenza dello specchio all'interno del proprio meccanismo. Ovviamente passa per la grandezza, passa per il peso e passa anche per la disponibilità che puoi avere nella scelta degli obiettivi. Per il resto, credo che la scelta rimanga solo a te, capendo per cosa ti servirà quella macchina, se sei più interessato a un percorso di fotografia o un percorso di videomaking. Una comunque non esclude l'altra. Spero di averti chiarito i dubbi che potevi avere nella differenza tra una reflex e una mirrorless. Spero anche di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione. Come sempre ti chiedo di mettere un like a questo video e di iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video.